l'Italia può ripartire davvero bene. Per ora è ferma da 6 mesi. L'Italia è ferma, non ha governo, non ha Parlamento. Da oggi ha un governo che sarà giudicato ovviamente dai fatti e non dalle parole. E da oggi appuntamenti in agenda per la lotta al debito ingiusto? Sì, sì, no, ma quello è un tema che non lasceremo tregua al governo e al Parlamento. Io sono fiducioso perché su questa battaglia il governo e il Parlamento non si possono girare dall'altra parte, perché il Movimento 5 Stelle ha preso al Sud un voto enorme e al Sud i comuni, gli enti locali e i territori stanno in grande sofferenza, quindi non possono tradire le istanze, i diritti e i bisogni delle popolazioni del Sud. La Lega ha sempre fatto battaglie per le autonomie, quindi io mi attendo già nei prossimi giorni segnali forti e concreti, perché questo è quello che vogliono le persone. I sindaci sono altoparlanti dei bisogni e delle sofferenze e non vogliono più chiacchiere, perché devo dire di chiacchiere ormai siamo pieni, quindi ci attendiamo fatti concreti dal Parlamento e dal Governo.